Un saluto a tutti signori e come sempre benvenuti e bentornati anche oggi sul canale Omotenashi Anime in compagnia ovviamente di Michele di Akiba Merch che gentilmente ci ha lasciato come sempre fruire di quello che è il suo negozio per portarvi un action figure, una delle più belle degli ultimi tempi. Ma prima di tutto la canonica call to action degli youtuber alla quale ormai vi ho ammorbato, ossia iscrivetevi, like, condividete social, attivate la campanella per stare sempre sincronizzati su ogni mia uscita e ovviamente approdate al molo sicuro di Akiba Merch. E anche oggi signori lo sponsor di questo video è Akiba Merch Otaku Boutique. Se volete fare acquisti per il vostro hobby e non sapete dove cercare, Akiba Merch Otaku Boutique è il sito giusto per lo shopping giusto. Centinaia di articoli che possono deliziare anche i palati più esigenti, a partire dalle figure prize, che sono il giusto compromesso fra qualità e costi, fino a pezzi di altissima qualità. Navigate sereni fra le innumerevoli scelte messe a disposizione dai menu del sito. Inoltre Akiba Merch Otaku Boutique è partner ufficiale Good Smile Company, che è indice di altissima qualità e professionalità selezionata. E ricordate, per ogni acquisto potete usare il codice sconto OMOTENASHI5 che vi dà il diritto di avere il 5% di sconto per ogni vostro acquisto. Akiba Merch Otaku Boutique, il negozio giusto per il vostro shopping otaku. Ebbene sì signori, perché anche oggi abbiamo modo grazie a Michele, il quale tra l'altro vi fa l'omaggio, la regalia di avere sempre un 5% di sconto, ovviamente grazie al codice sconto OMOTENASHI5 su ogni action figure il cui prezzo massimo sia di ben 500 euro come cap level, oggi, e vado tutto di Omotenashi cartelletta, perché è un personaggio ispirato bellissimo, lo potete vedere, infatti devo muovermi veramente poco, perché è molto ingombrante nonché delicato, un personaggio della saga di Genshin Impact. Mi sono informato a dovere, se ci fosse qualche inesattezza io mi scuso e vi chiedo di farmelo sapere ovviamente in modo civile sotto nei commenti, ma cominciamo con un classico. Allora, personaggio Ninjuang, ovviamente di Genshin Impact, personaggio ispirato a elemento terra, una dei maggiori magnati del continente di Liyue, e fra le sue peculiarità, ma ripeto, chi segue il gioco sicuramente ne saprà più di me, ma qualche informazione devo darvela, si narra che i documenti che lei possiede siano tali da poter anche rendere ricchissima una normale persona che ne venga in possesso, questo perché è un personaggio pro di una intelligenza veramente smodata e quindi sia in grado proprio anche di alterare le sorti, il destino, la ricchezza di una persona se dovesse andare a seguire quelli che sono i consigli che lei ha scritto, ha miniato su questi fogli, su questi papiri. Per quanto concerne l'action figure, è stata realizzata direttamente dalla MiHoYo, che è l'azienda creatrice di Genshin Impact, passata come maker alla Apex Innovation. Le dimensioni ne parliamo praticamente subito. E le dimensioni sono all'incirca un cubo di 30x30x30 cm. Abbiamo delle peculiarità. La prima è che questa lampada, quella che vedete qua dietro, è una lampada LED che funziona con una mini batteria che si mette qua sotto e può essere accesa non con un interruttore ma utilizzando questo, che sembra essere un normale rotolo di pergamena. In realtà al suo interno deve avere un contatto magnetico, probabilmente la funzionalità è simile a quella degli allarmi delle porte che fanno squillare i cicalini. Prendendo questo e avvicinandolo qua alla base, il contatto magnetico va a cortocircuitare ciò che abbiamo all'interno della base, facendo scorrere così l'elettricità e permettendo la luce di accendersi. Molto interessante come modalità, piuttosto che avere un singolo switch e un interruttore. L'action figure vi avrò, credo, tempestato di fotografie dall'A alla Z di dettaglio, perché è semplicemente perfetta. Ovviamente a questi livelli, ve lo dico, non si parla di linee di fusione, non si parla di giunture, la colorazione è semplicemente perfetta in ogni sua parte. È un action figure ovviamente di una certa tipologia, quindi definirei alto spendente, ma ovviamente i soldi spesi in essa sono assolutamente commisurati al tipo di opera. Da farvi notare soprattutto che lo scranno sul quale lei si sta sedendo
non è un normalissimo trono, ma il trono del palazzo di Giada. Qui non facciamo ulteriori spoiler, ma così sempre per chi segue il videogioco può avere un'indicazione di quella che è la figure. Abbiamo bellissimi dei rimandi che sono non tanto cisellati, intarsiati, ma proprio in 3D realizzati, appoggiati sulla basetta. Sono delle foglie, sono le foglie del ginkgo biloba, che nella tradizione cinese, ma anche in quella giapponese, buon auspicio e prosperità. Le vediamo, sono fatte veramente molto molto bene. Devo dire che, ripeto, a questi livelli, signori, è inutile spendere parole quando voi potete godere dell'immagine e del girato a 360 gradi. Tra l'altro, la scatola, della quale ci saranno delle foto, è in primis enorme. In secondo luogo è completamente fatta di legno, che si apre bivalve come uno scrigno in due e contiene il cartonato al suo interno. Quindi solamente la scatola è qualcosa veramente di impressionante, con tutta la tipologia cinese di cui può essere fatta. Mastodontica, massiccia e dà l'idea di solidità e ovviamente di most expensive figure. Ma ci sta, assolutamente a questi livelli ci sta. E detto questo, mi sembra che le informazioni vi siano state date. Vi chiedo come sempre di avere la cortesia di restare qui per le visioni a 360 gradi del girato, le foto di dettaglio. Vi rinnovo la call to action degli youtuber, nuovamente l'iscrizione al mio sito, che vi dà diritto ad avere il 5% di sconto col codice OAMOTENACI5 per ogni vostro acquisto, cap massimo 500 euro, sul sito di Michele di Akiba Merch, che tra l'altro vi lascio qua sotto in description, link below. E come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ovviamente buone cose a voi e ai vostri cari da Simone di Omotenashanime. Un saluto a tutti e alla prossima. Giane, bye bye!